Sei sicuro di mangiare nel modo giusto? Oggi voglio aiutarti a studiare e a riflettere sulle tue abitudini alimentari utilizzando il gioco delle 5 domande. Sono 5 semplici domande, ma sicuramente molto molto utili per andare a capire se stai utilizzando gli alimenti nel modo giusto e se mangi correttamente durante la giornata. Puoi utilizzare questo video anche come se fosse un gioco, rispondendo magari su un foglio bianco a queste 5 domande che adesso ti elenco. Partiamo dalla prima. Cosa mangi è una delle domande più importanti e fondamentali, perché va a studiare sulla scelta degli alimenti, sulla qualità degli alimenti che mangi. Quindi ti chiedo: mangi la giusta quantità di proteine durante il giorno? Scegli la giusta qualità, per esempio, degli zuccheri, dei carboidrati? E la tua scelta dei grassi com'è? Sai riconoscere i grassi buoni da quelli meno buoni? Mangi la giusta quantità di verdura durante il giorno? Mangi la frutta? Pensa soprattutto alla qualità e alla freschezza degli alimenti. Impara a leggere le etichette nutrizionali in modo da fare la scelta migliore dell'alimento ed evitare cibo spazzatura. Quindi la domanda cosa mangi è il nostro punto di partenza per studiare la qualità degli alimenti che sono presenti nella tua alimentazione. Ora passiamo alla seconda domanda. Quanto mangi? Devi sapere che le porzioni e le quantità giornaliere degli alimenti che consumi sono importanti da controllare. L'età, il sesso, l'attività fisica incide molto su questi fabbisogni giornalieri. Controlla anche le porzioni degli alimenti che introduci durante la giornata, perché rispetto ai vari alimenti ogni fabbisogno è diverso. Se pensiamo ai grassi, alle proteine, ai carboidrati, è importante capire e valutare il tuo fabbisogno giornaliero, soprattutto rispetto alle quantità consumate. La terza domanda è: quando mangi? Devi sapere che il timing dei pasti è fondamentale. Allora ti chiedo: quanti pasti fai durante la giornata? Fai almeno 3 pasti principali? E gli spuntini? È importante, per esempio, andare a valutare l'utilità o meno della presenza di alcuni spuntini. Se sei, per esempio, un atleta, è importante che ci sia una sorta di ricarica durante la giornata. Sincronizzare e decidere un orario di massima dei pasti principali è importante, perché questo va ad agire moltissimo anche sul senso di sazietà. Pensa che la regolarità dei pasti va ad agire soprattutto anche su quelle che è la produzione degli ormoni. Si parla di ritmi circadiani. Quindi per questo motivo cerca di stabilire degli orari di massima per effettuare la colazione, per il pranzo e per la cena. La quarta domanda è: come mangi? È importante adesso anche andare a valutare se mangi velocemente, se ti concedi abbastanza tempo per consumare il pasto. Devi sapere infatti che per comunicare i segnali di sazietà dallo stomaco al nostro cervello è necessario concedersi almeno 20 minuti di tempo per consumare il pasto. Infatti è proprio dopo 20 minuti che partono segnali e feedback di livelli di sazietà dal nostro stomaco al nostro cervello. Impara a masticare lentamente, a godere appieno del sapore del cibo, a concederti il tempo giusto e necessario per consumare il tuo pasto. L'ultima domanda è: perché mangi? Anch'essa è una domanda importante e ci dobbiamo chiedere: mangio per vera fame? Mangio per stress, per noia, per convenzioni sociali? Qui è importante, per esempio, imparare a riconoscere i segnali di fame che ci provengono dal corpo, imparare anche a controllare, per esempio, la fame nervosa o la fame per noia. Inoltre è importante che tu diventi bravo a capire, a distinguere la fame vera da quella emotiva. In questo caso può esserti utile la stesura di un diario alimentare per scrivere tutto quello che mangi durante la giornata, andando a capire e a distinguere la fame vera, la fame fisica, da quella emotiva o che ti sovviene per stress o per noia. Quindi hai scritto queste 5 e semplici domande? Bene, ora impara a studiare e a riflettere sulle tue abitudini alimentari, proprio per andare a migliorare i tuoi comportamenti, a portare delle modifiche che ti potenziano e ti fanno ottenere sempre il meglio dalla tua alimentazione.